Sindaco Paola Boscaini, lei è il sindaco di Bussolengo in provincia di Verona. Sì. Ecco, le chiedo, ma insomma, cioè, la città dell'amore qual è? Verona? È Bussolengo o Eterni? Ma la città dell'amore è conosciuta come Verona perché in tutto il mondo è conosciuta Giulietta Romeo. Però con questo fatto del libro di Arnaldo Casali, dove Shakespeare ha trovato la rosa dell'eterno amore all'interno della chiesa di San Valentino, lui la cercava negli alcovoli dell'arena, ma non è riuscito a trovarli, l'ha trovata proprio all'interno della chiesa di San Valentino. Noi non vogliamo fare concorrenza a Verona, ci mancherebbe altro, però Bussolengo è diventata la città dell'eterno amore perché è stata trovata la rosa dell'eterno amore. Nonostante le reliquie del santo siano custodite invece a Terni, nella Basilica di San Valentino. Le reliquie sono custodite a Terni, ma anche a Bussolengo c'è una reliquia di San Valentino perché c'è un'ulna che viene esposta proprio il giorno di San Valentino nella chiesa di San Valentino. Ecco, vorrei ricordare a tutti che a San Valentino, nella chiesa di San Valentino, ci sono degli affreschi del 1400 e 1500 del Morone, bellissimi, che rappresentano proprio i miracoli di San Valentino che ha guarito dall'epilessia un ragazzino e dopo tutta la famiglia si è convertita al cristianesimo, oltre a delle bellissime raffigurazioni del santo. Come Bussolengo celebra San Valentino? Ma Bussolengo celebra San Valentino in vari modi, c'è una grandissima fiera, è una delle prime fiere dell'anno della provincia di Verona, è una fiera importante perché da 306 anni ininterrotti si celebra questa fiera, ci sono delle esposizioni di macchine agricole perché comunque in passato è stata una fiera dell'agricoltura, ma poi Bussolengo si è trasformata diventando più una città commerciale. Industriale, d'altra parte anche la chiesa di San Valentino nel 1700 è stata uno xenodocchio, per cui una chiesa che ospitava i pellegrini, perché Bussolengo da sempre è stato un paese di passaggio per i viandanti, per i mercanti, ma anche per le principesse che andavano a sposarsi all'estero, che soggiornavano a Villa Spinola. È proprio in una via, in un punto strategico importante che a metà tra Verona e il Lago di Garda, ma anche con una viabilità che collega il Nord Europa. Di conseguenza la fiera si è anche un po' trasformata in un momento commerciale e poi ultimamente si è preso anche il filone dell'amore, degli innamorati. Da quest'anno poi c'è stato il culmine perché abbiamo preso lo spunto dalla pubblicazione del libro Valentino il Santo Innamorato ed abbiamo creato questo brand con la rosa di San Valentino, Eterno Amore. E Ci questo è il sono progetto che volete Sì, mettere in campo, no? Ecco, di cosa si tratta? ma è un progetto che a dire la verità abbiamo messo in campo dall'anno scorso quando siamo venuti a conoscenza di questo libro. Abbiamo proposto agli industriali, agli artigiani del territorio di poter utilizzare San Valentino, scusate il termine utilizzare che non si addice proprio un santo, ma comunque di valorizzare San Valentino tutto l'anno. Mi piace dire che nel 1711 San Valentino ha salvato Bussolengo dall'economia di quel tempo con il miracolo di salvaguardare dalla peste bovina, gli animali del territorio. E quest'anno, nel 2017, San Valentino può fare un altro miracolo che è quello di, rilanciare l'economia del territorio con il logo della rosa di San Valentino, ma soprattutto con il coinvolgimento dei cittadini in questo progetto. Perché tante aziende ho visto che hanno aderito a questo progetto, abbiamo i primi tre prodotti che è la rosa di San Valentino, abbiamo i ravioli che sono i cuori di San Valentino e poi un bellissimo solitario e le fedi di San Valentino, ma altri prodotti stanno chiedendo il marchio. Il marchio che è un brand registrato dal comune, dove abbiamo depositato il marchio e abbiamo fatto un marchio internazionale per cui nessuno può utilizzare il logo della Rosa di San Valentino se non Bussolengo. Tanto meno il comune di Terni, quindi. Beh, e le chiedo quali sono, prendo spunto da questo per chiederle quali sono i rapporti col comune di Terni. Ma il comune di Terni non potrà utilizzare il logo della Rosa di San Valentino perché abbiamo registrato marchio e dominio.
con, ovviamente come comune, per cui nell'area servizi. I rapporti con il comune di Terni non ci sono, nel senso che l'anno scorso ho incontrato l'assessore sia al turismo che alla cultura, delle persone deliziose, che avevano anche tanta voglia di continuare in un progetto assieme. Poi però non li ho più sentiti, per cui in questo momento speravo oggi di poter incontrare qualcuno per vedere se era possibile fare una sorta di patto d'amicizia, ma in questo momento non Non è stato saprei neanche cosa possibile. rispondere. E quali sono invece i vostri rapporti con la diocesi di Terni? La diocesi di Terni sono degli ottimi rapporti, ho incontrato il vescovo l'anno scorso, l'ho incontrato anche Monsignor quest'anno, Piemontese? sì, e spero di poterlo ricevere a Bussolengo presto, perché mi piacerebbe che vedesse anche gli affreschi della nostra bellissima chiesa. C'è una grandissima collaborazione con il vescovo e anche con le persone che si occupano degli eventi valentiniani della diocesi. Ecco, la cosa che trovo un po' strana su Terni è che mi sembra di percepire che ci sia un po' di separazione netta tra chiesa e amministrazione, cosa che non esiste nel nostro territorio, perché nel nostro territorio le manifestazioni vengono condivise con la chiesa, si fa la processione. Il giorno prima di San Valentino il santo viene portato nella parrocchia, una delle tre parrocchie, che è la parrocchia principale del territorio. Il giorno 11 si fa un triduo di preparazione e poi la statua il 13 sera viene riportata nella chiesa di San Valentino con tutte le autorità e poi le messe nel giorno di San Valentino vengono celebrate tutte all'interno della chiesa di San Valentino. Cioè Ecco, c'è proprio sinergia tra quello che è religione e quello che è ho capito, amministrazione. involontariamente ha fatto un assist al vescovo piemontese perché non so se lo sa, ma, No, no. sì, non, ma qui c'è stata tutta una polemica dall'anno scorso perché il vescovo voleva portare le urna e voleva portare la teca con le urna di San Valentino in Duomo, poi effettuare una processione e riportarla il giorno di San Valentino nella Basilica. C'è stata una sollevazione popolare e non si è potuto fare lo scorso anno e non si è fatto nemmeno quest'anno, quindi invece voi la fate Devo, la adesso che processione. me lo dice, mi ricordo che l'anno scorso avevo letto sui giornali questa cosa e mi aveva anche un po' stupito. Ecco, noi la facciamo la processione, andiamo il 13 e l'amministrazione va a messa in forma ufficiale con tutte le autorità militari e No, civili. questo anche a Terni Sì, succede, è successo ieri. il 13 Sì. sera e poi facciamo la processione fino alla chiesa di San Valentino per riportare la statua all'interno della chiesa. Grazie, Sindaco. Grazie a lei.